Incontriamo Léon de Grelle, già leader belga del movimento cattolico Rex negli anni 30, poi amico dei tedeschi, sino a diventare volontario delle SS in Russia. Diventa l'eroe del fronte dell'Est, nato in Belgio, a Bouillon, in terra di crociati. È vero, sono nato ai piedi della fortezza di Goffredo di Bouillon. Fin dall'infanzia ho sempre avuto in me questo spirito di crociato. Vivere per qualcosa di grande, per qualcosa di spirituale. Prendere l'essere uomo e farne qualcosa di migliore. In fondo era questo lo spirito delle crociate, salvare lo spirito religioso nel mondo. Sono arrivato alla politica da una base mistica. La sua era una famiglia di gesuiti? La mia famiglia, sì, il vescovo della mia diocesi diceva che a casa de Grelle sono tutti gesuiti, di padre e in figlio. È vero, avevo 3 zii e 3 prozii gesuiti. La mia famiglia ha sempre dato tanti gesuiti alla Compagnia di Gesù. Mi sono formato da loro e per me sono i migliori educatori al mondo. Lei è credente? Sì, sono profondamente credente. Per me Dio è tutto, è di gran lunga superiore alla politica. Sono i soli momenti veri della vita umana. La politica è la nostra vita sulla terra e per me quello che conta è questa grande trasfigurazione della grazia. Com'era l'anteguerra di de Grelle, duro e puro? Ecco, glielo spiegherò, così vedrà come sono passato alla politica, perché all'inizio non ci avevo pensato per niente. Volevo fare l'apostolo. Ora è grottesco dirlo. Un apostolo non si concepisce più, si ama vivere, ci si vuole divertire. Io invece volevo trasformare l'uomo, lo amavo, volevo che fosse migliore. Ed è per questo che ho pensato di donare la mia vita all'apostolato religioso. Sono stato dirigente dell'Azione Cattolica, del resto è in questa veste che sono andato per la prima volta in Italia, che ho visto per la prima volta il Papa, e non pensavo ad altro. Quando ho visto la corruzione del mondo politico che utilizzava il mondo cattolico per sporcarlo, mi sono detto che bisognava prima ripulire la politica se si voleva avere una grande vita morale nell'universo. Era il problema allora e lo è ancora oggi. E quale anno era? Ero ancora studente, non bisogna dimenticare che quando ho riportato la mia grande vittoria elettorale nel 1936, avevo 29 anni, avevo 1 milione di persone dietro, ero un ragazzino, mi chiamavano il ragazzino di Rex, e i miei deputati avevano 25 anni. E il suo partito si chiamava Rexista? Rexista, dalla parola Rex, Christus Rex, perché sempre nello spirito dell'Azione Cattolica avevo creato le edizioni Rex, dalla parola di Cristo. E la parola ha attaccato e siamo diventati rexisti. Ma ciò che volevamo dalla politica e per cui avevo creato il rexismo era raggiungere le grandi masse e renderle felici. Nell'opulento e tranquillo regno belga degli anni 20 e 30, il periodo in cui facevano notizie sui giornali le gite dei Boy Scout e la politica era un'opaca riedizione di quelle lotte di classe che in altre aree europee avevano toni ben più accesi, la monarchia e le colonie erano più importanti. In questo clima arriva la meteora iconoclasta di de Grelle. La sua è una concezione moderna dell'azione politica, aggredisce il sistema. Banche, chiese, partiti tradizionali, la folla sedotta lo segue. Mi sono chiesto come raggiungere la gente direttamente e in fondo c'era un solo posto dove era possibile. Le case del popolo, socialiste o comuniste. Loro erano ancora a contatto con il popolo. I borghesi vivevano staccati dal popolo, non sapevano cosa fosse. Il mondo cristiano non sapeva cosa fosse quel mondo immenso di persone che sono anche loro figli di Dio, quanto i borghesi. Andava a fare conferenze per l'Azione Cattolica. C'era il farmacista, c'era il notaio, c'era l'avvocato, il giudice, ma la massa operaia non c'era, quella stava solo nel popolo. E in quel periodo il popolo era molto più sensibile di oggi alla vita politica. Non c'era altro. Non c'era la radio, non c'era la televisione. La politica era animazione e spettacolo. Come oggi si va a un concerto rock.
C'era il deputato socialista, il deputato comunista, il ministro della sinistra. Il popolo ci andava. Non credeva più tanto a quella gente perché era stato tradito abominevolmente. Già allora il marxismo era fallito dappertutto. Ma comunque avevano quell'illusione. Allora mi sono detto, bisogna beccarli lì. Ma già da allora lei faceva la politica spettacolo? Proprio così. Mi dico del resto che l'eloquenza è proprio questo, un immenso spettacolo. È un uomo che ha fluidi straordinari, li proietta sulla folla e raccoglie quelle migliaia di piccole luci che a loro volta proiettano il loro fluido. L'eloquenza è una malia, un incantesimo. Quando oggi vediamo i grandi cantanti, non è altro. Quando dicono che oggi non si è più ascoltati, beh, non si va più ad ascoltare perché non ci sono più persone eloquenti. Basta che venga un grande oratore e andremo ad ascoltarlo come Julio Iglesias o come si va ad ascoltare Madonna che tira le mutandine in faccia all'universo. È la stessa cosa. La gente vuole emozioni e alle riunioni le avevano. E in 2 anni di convegni, di incontri, di grandi convegni socialisti e comunisti, ho raccolto la metà della massa operaia ed era questo a interessarmi soprattutto. Era un'estasi che si creava tra l'oratore... Sì, proprio così, è incredibile. Si comincia davanti a una sala enorme, al buio. Non si sa cosa sia. Sono operai, contadini, giovani, vecchi, non si sa. E allora bisogna osservarli dall'alto per sapere come prenderli. E improvvisamente il fluido enorme che hai in te raggiunge il fluido della gente e zac! Ecco fatto, hai colpito la preda. E quando hai avuto così migliaia di persone per 2 ore, ritorneranno ovunque tu vada. Non c'è belga che non mi abbia sentito ed era questa la base della mia potenza. Questa è la penna, perché ci vuole anche la penna. È indispensabile. Un politico, un trascinatore di folle, deve saper scrivere. De Grel è stato panflettista, ha scritto sempre lui stesso i suoi discorsi politici. Con chi lo ascolta si crea infatti un fluido di energia a cui non si sfugge. Il suo più grande amico dell'epoca era Georges Rémy, divenuto famoso nel mondo intero con lo pseudonimo di Hergé, autore del fumetto Tintin. Illustrava i suoi libri e si ispirò a De Grel per il personaggio appunto di Tintin. Tanto che l'ultimo titolo di De Grel, che uscirà postumo, si chiama Tintin c'est moi. Ed è lì che ho visto fin dall'inizio la differenza che era necessario stabilire tra le diverse democrazie. Ora si dice sempre democratico, ma questa parola vuol dire una sola cosa. La democrazia dei parlamentari, vero? E dei governi eletti alla meno peggio, che spariscono in fretta e che non hanno potuto creare. Non c'è una sola forma di democrazia. In tutta la storia ci sono state centinaia di forme di democrazia. Quello che conta è che il potere venga dal popolo. Allora, invece della democrazia del gregge, che è quella dei parlamentari, centinaia di tizi eletti, gente ebete che non ha avuto un'educazione speciale, che diventano deputati, che scelgono ministri che non valgono molto più di loro, che possono venire rovesciati in qualsiasi momento, ho sempre voluto, ed era la tendenza di quell'epoca, la democrazia del capo opposta alla democrazia del branco. Carisma del capo. Esatto, ma che l'uomo, il popolo sappia, si eleggono deputati senza neanche sapere chi siano, mentre se per anni un uomo si sforza di scuotere le folle, per farsi conoscere, per proiettare il suo cuore, per dar loro un ideale, la gente lo vede, lo sente, sa chi è. Allora gli dà fiducia, come in amore. È la stessa cosa. In amore non sono tanto gli intrighi esistenti o meno, con i genitori, i nonni, tutti che calcolano. No, è questo fluido che passa improvvisamente da un corpo all'altro e che li fa unire per sempre. Allora la politica è un atto d'amore. Esattamente, per me era così la politica. Quando uno si dà alla folla, la folla si dà a lui. Con De Grel entra così furiosamente l'aspetto irrazionale in politica. Superomismo, emotività, e addirittura una sublimazione erotica nel suo insistere nel possedere e compenetrarsi nella folla. La gente belga, per tradizione tranquilla e diffidente, si lascia ammagliare dal ragazzino Leon, che riesce a tradurre in entusiasmo e folklore i suoi meeting in chiave nazionalista. I tedeschi già l'addocchiano come potenziale fedele collaboratore, così come Codreanu in Romania, Tiso in Slovacchia, Kiesling in Norvegia e Mosley in Inghilterra. De Grel diventa dentro di sé così un vero nazionalsocialista, pur senza rinnegare la sua matrice cattolica. Riesce a trascinarsi dietro migliaia di giovani entusiasti belgi che lo seguiranno così anche nella nuova tappa della sua vita, la militanza con i tedeschi.
E come si diventa SS? Ah, questa è un'altra storia. Perché quando abbiamo voluto creare il regime per questa grande trasformazione politica, è scoppiata la guerra. Seconda gigantesca follia che ha quasi assassinato l'Europa. La metà dell'Europa è persa provvisoriamente e l'altra metà da 40 anni non sa dove stia andando. Noi in Belgio non volevamo la guerra. Il movimento rexista voleva impiantare un paese forte, come ho detto, la democrazia di un capo che fosse in contatto con il popolo, che lo ama, che ha grandi progetti per il suo futuro e che può operare a lunga scadenza. Bene, ecco che arrivano le minacce di guerra. Minacce del resto che, contrariamente a quanto raccontano tutti, non provenivano dalla Germania. Hitler non ha mai voluto nemmeno per un istante una guerra con l'Occidente. Non aveva nessun interesse. Non avrebbe mai fatto di un francese o un tedesco, né con un belga, né con un olandese. Hitler voleva liberare il suo paese dalla minaccia sovietica e allo stesso tempo liberare questi immensi popoli di Russia che oggi si vede da 50 anni aspettavano la libertà. A noi questa guerra interessava ancora meno delle altre. Ci dicevamo, i francesi possono guadagnare qualcosa dalla guerra, e anche i tedeschi. Noi tra i due non potevamo fare niente tranne farci schiacciare. Non serve a niente gettarsi nella mischia troppo presto, quindi eravamo neutrali. I tedeschi erano da noi. Ma questo non piaceva a noi nazionalisti. Noi non volevamo realizzare l'ideale nazionale con l'aiuto di un altro paese. E a quell'epoca la questione dell'Europa non esisteva. Gli europei non si conoscevano. Un francese non conosceva un tedesco, un italiano non conosceva un danese, uno spagnolo non conosceva finlandesi. Era l'ignoranza assoluta. Allora eravamo lì, nel nostro piccolo paese occupato. Cosa sarebbe stato di noi? Per noi era l'angoscia non di diventare una colonia tedesca, ma di sapere come il nostro paese, che aveva 2000 anni di vita, un immenso passato, non sarebbe morto. Ed ero perseguitato da questa angoscia quando è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale dalla parte sovietica. La questione dell'Occidente era sistemata. Ci sarebbero voluti anni prima che l'Inghilterra si mettesse in moto. E poi improvvisamente scoppia questo grande conflitto che doveva scoppiare tra Stalin, che secondo la dottrina comunista voleva divorare l'universo, e i tedeschi che erano i primi sulla sua strada. E i tedeschi avrebbero potuto. Si dice sempre, ma perché Hitler si è lanciato in questa avventura? Si è lanciato perché se avesse aspettato un anno o due, Stalin sarebbe arrivato di corsa. Ora ci sono tutti i documenti che stabiliscono che aveva creato più di 120 divisioni, 60 nuovi campi di aviazione, che già allora era arrivato ad avere 32.000 carri armati contro i 3.000 dei tedeschi. È in quel momento che hanno preteso i Balcani e che abbiamo capito che era finita. Allora ecco che scoppia la guerra e ci siamo detti, io in particolare, questa è l'occasione di Dio, il mezzo di dimostrare al popolo tedesco e ai suoi capi che siamo un popolo solido, coraggioso, che abbiamo grandi virtù, quindi trattare alla pari. Occupati eravamo dei vinti, di fronte avevamo dei militari vincitori, pieni di boria, arroganti. Volevamo poter parlare con loro da pari a pari, sullo stesso piano. C'era un solo modo per essere soldati valorosi quanto loro, se non migliori. E così ho deciso la nostra partenza per il fronte dell'Est. Sono partito, come si sa, come soldato semplice. Mi dicevano, ma come, lei è partito come soldato semplice? Perché capo di una grande massa che mi considerava come una specie di semidio, era difficile vedermi arrancare nel fango, vedermi fare i miei bisogni. E mi hanno anche fatto una fotografia mentre facevo i miei bisogni. Uno che dorme per terra in mezzo alla truppa. Questa vita di umiltà del soldato, ebbene, volevo che i miei soldati sentissero che portavo il loro stesso fardello. Ed era mia intenzione rimanere sempre soldato semplice. Sono stati gli avvenimenti a far sì che dovessi assumere incarichi importanti. Eccoci partiti per la Russia. In quel momento siamo nella Wehrmacht, nel vecchio esercito regolare, come gli spagnoli, i francesi. E allora avviene il grande fenomeno del fronte, in cui in pochi anni viene creata l'Europa.
Per la prima volta centinaia di migliaia di giovani non tedeschi vivono per 4 anni i peggiori momenti della guerra, nella fraternità del sangue, del sacrificio e della morte. E finalmente si capiscono. Questa comprensione, prima inesistente, era ora carnale. Noi siamo stati veramente l'Europa carnale. Secondo me, la sola che si possa fare, quando è un'Europa di mercanti, come adesso, si pensa solo agli interessi materiali. E chi dice interessi materiali dice liti come in un matrimonio. Ci vuole un grande fluido che è l'amore e la compenetrazione degli esseri. Ed era questo che noi avevamo. Ci abbiamo messo del tempo prima di ritrovarci tutti. C'erano uomini nella Wehrmacht e dopo 2 anni sul fronte dell'Est arrivavano sempre più volontari. E abbiamo visto tutti che la vera unità era quella della SS. Perché era contemporaneamente politica e militare. De Greer, che cos'era la SS Occidente? Non bisogna sbagliarsi. C'era la Waffen-SS, che era dell'esercito, e le cosiddette SS dei campi di concentramento. Erano due cose completamente distinte. Non c'era nessun rapporto tra l'una e l'altra. Secondo, la SS era una cosa. Non bisogna confondere. Tutti credono che la Waffen-SS fosse della SS. È una cosa del tutto distinta. Gli SS erano qualche migliaio di invalidi, di feriti o vecchietti che sorvegliavano più o meno i campi di concentramento, che in realtà erano tra le mani dei concentrati stessi. Si chiamavano Capo e tutta l'organizzazione interna che non era tedesca. Noi, che siamo diventati dopo Waffen-SS, eravamo soldati che proiettavano nella lotta le loro idee, che si preparavano alla costruzione dell'Europa dopo. Ma questa concezione dell'Europa non è arrivata subito. Nel 1940 nessuno sapeva cos'era l'Europa. Hitler non più degli altri e meno ancora Mussolini. Mussolini era un grande italiano, punto e basta. E fino a quel momento Hitler è stato un grande tedesco, punto e basta. È stata la guerra che, spingendo i tedeschi fuori dal proprio paese, ha fatto capire loro cosa succedeva negli altri paesi. E ha fatto anche sì che anche negli altri paesi vedessero i tedeschi e potessero rendersi conto di cosa fossero. E che eravamo tutti degli europei, nonostante le lotte e gli odi, eravamo tutti la stessa gente. Allora queste SS sono diventate le SS della razza germanica. Da tedeschi erano diventati discendenti della razza germanica. Poi hanno visto rapidamente che non c'era solo questo in Europa, che era molto più vasto. È stato Hitler che aveva genio e che ha dato tono, lui che aveva capito, come Napoleone che aveva capito, che oltre alla Corsica c'era la Francia, oltre alla Francia l'Europa e oltre l'Europa c'era il mondo. Hitler molto rapidamente è passato dalla fase tedesca a quella germanica e poi a quella europea. Ed è così che la SS è stata aperta a tutti i giovani volontari d'Europa che condividevano la stessa fede, che la condividevano più o meno con delle sfumature molto accentuate. Noi, in Belgio, volevamo uno Stato che permettesse all'individuo di svilupparsi. Hitler voleva uno Stato forte che permettesse alla collettività tedesca di svilupparsi. Erano altri toni. Noi avevamo un'idea molto profonda della spiritualità del nostro popolo ed ero convinto che non ci fosse altra salvezza per il mondo se non in una grande redenzione spirituale. Per questo uno dei miei primi libri si chiama Rivoluzione delle anime. Delle anime. C'est pour ça qu'un de mes premiers livres s'appelait Révolution des âmes. Des âmes. Questo somiglia un po' a José Antonio e Codreanu. Era piuttosto questo il nostro genere. Ma infine, avevamo davanti un avversario comune, che era la negazione di tutto ciò in cui credevamo spiritualmente e politicamente. Ci ritrovavamo in guerra uniti fraternamente. Prima non ci conoscevamo, poi ci eravamo conosciuti nel modo più commovente tra esseri umani e abbiamo vissuto quanto succede tra persone che si amano. Improvvisamente ci sono correnti che passano che fanno sì che la gente si scopra identica. La SS, spesso con l'Europa intera e per volontà di Hitler, è riuscita a diventare non più una SS tedesca,
non più germanica, ma una SS europea. La gente ignora completamente questo. Eravamo 600.000 non tedeschi nell'SS. Esistevano 1 milione di Waffen-SS, delle quali 600.000 non tedeschi. E il capo dell'SS, che aveva maggior importanza presso Hitler, mi dispiace doverlo dire, ma ero io. Con il passare del tempo, però, la situazione militare sul fronte dell'Est assume un altro aspetto. L'impulso iniziale dei tedeschi e dei loro alleati si affievolisce. La lezione napoleonica non è servita a nulla. La vecchia Russia del generale Inverno impantanano gli aggressori a pochi metri dalla periferia delle metropoli di Leningrado e Mosca. La situazione così si capovolge, addirittura è l'esercito sovietico a riconquistare i territori. Ma non gli spiriti. De Grelle, quanto mai identificato nei suoi ideali espansionistici, ha più entusiasmo ed ottimismo dei tedeschi stessi. Diventa così il beniamino della pubblicistica e dei mass media dell'Europa occupata. Sul fronte si distingue per ardore, 75 corpo a corpo vincenti, da semplice soldato a croce di ferro al merito. La SS è diventata proprio questo con il tempo. Avevamo anche imposto le nostre condizioni. Non siamo mica entrati nella SS così perché ci chiedevano di entrare. Io ho avuto delle difficoltà. Tutto questo esiste perché esistono i resoconti delle terribili controversie con Hitler e Himmler a questo proposito. In particolare per il mantenimento dei nostri preti cattolici. Anche questo era un avvenimento. Io dicevo a Hitler, se vinceremo, dopo la guerra voglio essere l'uomo che reintrodurrà la spiritualità nel grande progetto europeo. Perché è indispensabile perché l'opera sia grande e duri a lungo. Poi ci siamo arruolati con le nostre bandiere e il nostro comando. Non ho mai ammesso un solo tedesco a un posto di comando. Non eravamo a servizio della Germania, ma, lo ripeto, del nostro popolo, ed eravamo lì a rappresentarlo e a difendere i diritti. Anche i tedeschi ne erano stupiti. Hitler un giorno mi disse: «Ma Leon, se capisco bene, non è lei a collaborare con me, sono io a collaborare con lei». Ed era così. Mi diceva: «Perché non vuole ufficiali tedeschi nei suoi ranghi?». Gli ho detto: «Se avessi degli ufficiali del mio popolo a dirigere grandi unità tedesche, per me sarebbe uguale come sarebbe uguale se ci fosse un governatore tedesco in Belgio ed eventualmente se ci fossero due o tre miei compatrioti belgi in un governo. Nel frattempo dobbiamo prendere le nostre precauzioni, e cioè esigere il rispetto della nostra personalità, le nostre bandiere, i nostri ufficiali, il nostro comando, la nostra lingua». De Grelle ha sempre avuto un rapporto privilegiato con Adolf Hitler. Ci ricorda come, tramite il ministro degli esteri tedesco von Ribbentrop, lo conobbe a Berlino. In quell'epoca, era l'estate del 1936, quando avevo avuto la mia grande vittoria, la stampa ne aveva parlato molto, era interessante sapere cosa pensava l'uomo più importante della politica estera della Germania. Ci siamo messi d'accordo, abbiamo pranzato da lui, e alla fine del pranzo, come succedeva sempre con i grandi capi tedeschi, alla fine del pranzo sparivano, andavano a telefonare a Hitler. Stavamo prendendo il caffè, poi di colpo fa capolino e dice: «Ho appena parlato con il Führer, desidererebbe molto conoscerla. L'invita a prendere il tè». Non si poteva dire di no. Ci sono stato e questo è il fenomeno Hitler. In 10 minuti era fatto. Ci eravamo fulminati a vicenda perché, non toccherebbe a me dirlo, non è stato lui a dominarmi. Ci siamo dominati a vicenda. In un quarto d'ora eravamo legati per sempre. Il colpo di fulmine degli innamorati. Avevamo in noi le stesse forze esplosive, le stesse onde, e questo ci ha legato per sempre. Ma è come con Hitler. Abbiamo avuto 2 ore di conversazione straordinariamente interessante, appassionante, dove ho visto cosa fosse il genio. Ora, naturalmente, bisogna dire a tutti che Hitler era un mostro spaventoso, era il grand'uomo del secolo, uno degli uomini più grandi della storia. È stupido negarlo, è ovvio, lo dirà la storia. Cosa l'ha colpito di più?
Ma nulla in particolare. Tutto in lui era geniale. Era un politico. L'uomo che è arrivato alla testa di un paese diviso e rovinato, in 2 anni aveva riunito tutte le forze politiche del suo popolo in un solo grande movimento. È stato un movimento interamente legato a lui, fino alla fine. È aberrante negare anche questo, dire che ci fosse solo un pugno di persone, che la forza era la polizia. Hitler passeggiava liberamente come voleva. Quando era cancelliere andava a Monaco nel suo vecchio caffè a bere un bicchiere. Mai un politico era vissuto libero quanto lui in mezzo al popolo tedesco. Il genio sociale. Tutti i nostri paesi erano corrotti dal marxismo, dalla lotta di classe, si lanciavano stupidamente le classi una contro l'altra, mentre anche uniti in un lavoro comune era già molto difficile cavarsela. E lo sarà sempre di più di fronte all'immensa concorrenza del resto del mondo. Del resto non bisogna dimenticare che alla fine del secolo non saremo che il 5% dell'umanità. Allora, con la lotta di classe, sradicare tutto quanto poteva ancora reggere significava arrivare all'annientamento economico, all'odio reciproco tra la gente. Hitler disse che avrebbe voluto un figlio come lei, De Grelle. Ah, sì, ma questo è dopo, perché la guerra ha mostrato sotto un altro aspetto. Verso la fine della guerra sono stato 2 volte a casa sua per una settimana. E così siamo arrivati veramente all'affetto. Del resto è molto probabile che se dopo la guerra Hitler si fosse ritirato, io avrei avuto la possibilità di continuare al suo posto, come del resto era suo desiderio. Mi diceva, vorrei ritirarmi ben prima, vorrei passare 10 anni a scrivere opere di filosofia. Strano, no? Mentre all'est non tutto va per il meglio, la propaganda tedesca decide di utilizzare De Grelle come momento rassicurante per i paesi occupati di lingua francese. Si organizzano parate trionfali, meeting, discorsi, cerimonie a Bruxelles e a Parigi ed anche in tutta la Francia occupata. Per De Grelle è l'apoteosi. Si autoconvince e convince i suoi. La realtà è ben altra cosa. La legione dei volontari valloni viene decimata al fronte, centinaia e poi migliaia di morti. E la ritirata continua. I riconoscimenti ufficiali alla legione da parte dei leader tedeschi però non fanno ritornare in vita nessuno. Finito il giro in Europa, De Grelle torna al fronte. Ma ecco che il fronte dell'Est cede, così come quello dell'Ovest, Berlino invasa e la fine del Reich. De Grelle fugge così in Spagna. Come è arrivato lì? Alla fine, nell'ultimo anno di guerra, abbiamo fatto tutto il fronte del Baltico, dai dintorni di Leningrado fino alla Norvegia. Alla fine mi trovavo in Norvegia, nel punto più lontano dal fronte sovietico. Alle 2 del pomeriggio abbiamo saputo della capitolazione. Il 7 la resa era stata firmata, la mattina del 7, e l'hanno annunciata alle 2 del pomeriggio. Alle 2 era finita, e c'erano i sovietici lì di fronte. Allora ho detto agli altri, continuiamo. La mia idea era di continuare in Giappone, che era ancora in guerra. Ho cercato un sottomarino e ne ho trovato uno. Era un sottomarino per una persona, troppo piccolo per arrivare fino a Tokyo. Fortunatamente c'era un aereo abbandonato nelle retrovie del campo di battaglia. Era l'aereo di Speer, il ministro degli armamenti. Aveva dato il suo aereo al campo militare delle Waffen-SS. Avevo a mia disposizione l'aereo che avevo trovato sul campo di battaglia, ma non avevamo benzina né carte, niente. Sono riuscito a trovare benzina di qua e di là, ma malgrado tutto i serbatoi pieni non consentivano di raggiungere la Spagna. I motori di un Heinkel bimotore, la marca dell'aereo, in quell'epoca potevano coprire solo 2150 chilometri e alla frontiera spagnola ce n'erano 2300, quindi mancavano 150 chilometri. Avremmo potuto andare in Islanda, ma perché? Era più vicina, ma a cosa ci serviva? Mi sono detto, qualsiasi cosa piuttosto che cadere tra le mani dei sovietici. Era l'idea base, qualsiasi morte sarebbe stata meglio. E se bisognava morire, si moriva coraggiosamente, dopo aver fatto tutta la guerra, con il massimo coraggio possibile.
Decidiamo di partire per la Spagna. Decidiamo di partire per la Spagna. Sarebbero mancati 150 chilometri, ma mi dicevo, è come con le macchine. Quando segna zero continua lo stesso, può darsi che ce la faccia. Dopo il viaggio rocambolesco, l'ultimo di un aereo tedesco su un'Europa pacificata, evitando radar e aerei nemici, Degrelle si ritrova nel caldo mare di Ibiza. Ma qual è l'ultimo messaggio del generale Degrelle? Ora direi, sentite, noi abbiamo avuto la vita dura e siamo gente felice. Nessun giovane di oggi potrà soffrire quanto abbiamo sofferto noi. Prima la lotta politica, che era stata dura, poi la lotta al fronte per 5 anni. Per 5 anni non abbiamo avuto niente, mentre nelle altre guerre c'erano giorni di ferie e di libera uscita ogni settimana. Per noi niente, lotta giorno e notte. Sempre. Io ho conosciuto l'esilio e ho anche vissuto la morte spaventosa dei miei genitori, assassinati per odio contro di me. Mia madre l'hanno fatta morire di miseria dopo 2 anni di cella. Aveva 79 anni e solo perché mi aveva dato alla luce. Tutta la mia famiglia era prigioniera, tutti erano rovinati, ma era così per tutti i nostri compagni, tutti i nostri soldati catturati hanno passato anni e anni in prigione. Un ragazzo venuto con noi in guerra a 17 anni è uscito dal carcere a 30 anni di prigione. Tutta la sua gioventù è stata stritolata da questa sventura. Quindi oggi i giovani non devono lamentarsi. La cosa grave è che oggi siamo noi a compiangere i giovani perché non hanno più le grandi gioie che noi abbiamo avuto. Noi ci dedicavamo a un sacrificio enorme, ma che ci dava gioie potenti. Vivevamo per qualcosa di grande, mentre adesso, quando vedo tutti questi sfortunati giovani, la metà quasi disoccupata, questi ragazzi non sanno più cosa fare, a cosa sacrificarsi.